Ciao, sono Robin Good. Come si fa per diventare il punto di riferimento nella propria nicchia di mercato? È semplice. Bisogna fare un qualcosa che abitualmente, quando si parla di media, di pubblicare online, non si fa quasi mai. Ti preoccupi sempre e troppo solo di parlare di te stesso, della tua organizzazione, dei corsi, dei prodotti, dei servizi che offri. Ma come puoi diventare un punto di riferimento per gli altri se non dai la possibilità agli altri di capire che tu sei un esperto, forse l'esperto, nel settore, nell'industria nella quale operi? E come si fa a farlo? Semplicemente smettendo di parlare di se stessi e facendo scoprire agli altri tutto ciò che di buono c'è là fuori, anche se non l'hai prodotto tu. Lo so, questo per la maggior parte delle società e organizzazioni è un po' una bestemmia. Ma come, Robin? Dovrei parlare della mia concorrenza? Hai capito bene che sia la tua concorrenza diretta oppure no, il segreto sta nel assumere la posizione non di quello che sta contro gli altri e quindi sta allo stesso livello, ma di chi è in grado di andare un livello sopra e quindi può guardare agli altri dall'alto in basso, illustrando quelli che sono i prodotti, i servizi, i contenuti, gli articoli migliori o più interessanti che ci sono su un argomento, anche se prodotti dagli altri. Questo dà immediatamente uno spunto, un boost, un impulso di credibilità e autorevolezza che chi parla soltanto di se stesso, non linkando mai nessun altro, non potrà mai avere. Te la metto sul becero becerissimo. Io sono uomo, mettiamo che conosco un tipo simpatico che oggi mi presenta 5 ragazze fantastiche con le quali uscire questa sera, ne sceglierò solo una. Ma dove pensi che io vada domani, prima di decidere dove uscirò la sera? Tornerò da lui, perché lui è quello che mi sa consigliare dove trovare le cose più interessanti. Ovviamente qui il discorso della competizione, parlo dei miei concorrenti, viene a cadere, ma è soltanto per spiegare che chi si mette nella posizione di dare dei consigli su quelle che sono le migliori risorse, qualunque esse siano, automaticamente scala un livello superiore a tutti gli altri e anche se ti manda via, anche se ti spedisce a leggere o a guardare cose di altri, diventa un magnete dal quale tornare perché è il punto di riferimento colui che ne sa di più e meglio di quel settore nel quale opera.